27 ottobre 1962, muore Enrico Mattei. Nato ad Acqualagna, in provincia di Pesaro, il 29 aprile 1906, fu un imprenditore, un partigiano e uno dei più importanti dirigenti pubblici italiani del XX secolo. Nominato nel 1945 commissario straordinario dell'AGIP, con il compito di liquidarla, di fatto svendendola, Mattei contravviene alla disposizione riuscendo abilmente non solo a mantenere italiana la società, ma addirittura a rafforzarla. Grazie alla scoperta di giacimenti di idrocarburi, nel biennio dal 1946 al 1948, la rete dell'AGIP si fa spazio tra le grandi compagnie europee del settore energie. Geniale, spregiudicato, dimostra che esiste la strada per consolidare un'efficiente industria italiana degli idrocarburi. Non appena decide di offrire ai paesi arabi e africani produttori di greggio condizioni di sfruttamento delle risorse più vantaggiose di quelle fino allora imposte dai grandi trust anglo-americani del petrolio, diventa il nemico numero uno delle cosiddette sette sorelle. Sfruttando le connivenze dei servizi segreti italiani, gli occulti poteri forti riescono a mantenere lo status quo, eliminando Enrico Mattei con un attentato dinamitardo camuffato da incidente aereo, avvenuto nelle campagne pavesi di Bascapè durante il ritorno da un viaggio in Sicilia. È il 27 ottobre 1962. Mattei ha 56 anni.